2 anni di lavoro per il nuovo PGT di Varese. La fine del 2024 è l'orizzonte temporale che il Comune si è dato per l'entrata in vigore dello strumento urbanistico, un documento che disegnerà la città del 2030. L'amministrazione invita i varesini a partecipare e apre le porte di Palazzo Estense. Partiremo ovviamente dalla condivisione e dal coinvolgimento dei nostri cittadini in una prima fase di conoscenza e di recepimento delle loro osservazioni, delle loro idee, delle aspettative che hanno per questo lavoro, con un'iniziativa che abbiamo chiamato i mercoledì del PGT, aperta dalle 8:30 fino alle 12:30 qui a Palazzo Estense, in cui tutti i cittadini, dai professionisti ai semplici appunto cittadini che hanno voglia di condividere con noi, potranno venire senza appuntamento e chiederci di condividere le loro idee. Il percorso per la realizzazione del PGT vedrà la collaborazione del Politecnico di Milano, che svolgerà un'attività di coordinamento scientifico del progetto di piano. Il primo obiettivo sarà individuare le strategie per il futuro di Varese. Capire quali sono oggi le esigenze principali per la città, a partire da quelle che sono le sfide per l'adattamento climatico e quindi la gestione delle risorse naturali, che per noi sono elementi centrali nel progetto urbanistico contemporaneo. Quindi a partire dalla limitazione del consumo di suolo e soprattutto nel concentrarci su una rigenerazione urbana che è prevalentemente una rigenerazione ecologica e sociale. Questo vuol dire lavorare sul tema delle acque, lavorare sul tema della biodiversità urbana, che anche se Varese è una città molto ricca di verde è una delle questioni oggi sfidanti del progetto urbanistico contemporaneo, lavorare su una mobilità sostenibile, quindi il modo di camminare in modo protetto, sicuro, dentro una qualità urbana che non è sempre data. Anche nella città di Varese molte strade non sono adatte per essere percorse a piedi in modo sicuro, in modo confortevole, così come la ciclabilità, che pur in una città che ha ovviamente una morfologia particolare è comunque un tema da affrontare.